Well, back now to tonight's main news, and I'm sorry if you're enjoying your dinner, but the Food Standards Agency says the discovery of horse meat in a Findus beef lasagna is appalling, but maintains there's no immediate health risk to the public. Meat products from across Europe have been found to be contaminated with horse meat. Horse meat is being passed off as beef for kebabs and burgers in Britain. They may never know exactly how many people have unwittingly eaten horse meat labeled as beef. We're very sorry this has happened. Novembre 2012. L'autorità irlandese per la sicurezza alimentare fa un test su un lotto di hamburger surgelati e scopre che al posto della carne di manzo c'è un misto di carne di cavallo e maiale. I prodotti sono destinati alla catena di supermercati Tesco. La carne viene ritirata dagli scaffali. Tesco subisce un danno di oltre 300 milioni di sterline e in quel momento nel Regno Unito il consumo di carne processata cala del 30%. Questa storia viene ricordata come l'Horsemeat Scandal e ha dimostrato che non conosciamo i giri immensi che fa il cibo prima di arrivare sulle nostre tavole. Nel caso dell'Horsemeat Scandal è andata così. Tesco ordina hamburger di manzo a un'azienda francese. L'azienda francese appalta l'ordine a uno stabilimento in Lussemburgo, ma la ditta in Lussemburgo, non avendo la carne, la ordina dal sud della Francia. Anche lo stabilimento francese, però, non ha la carne che serve a Tesco. E così la ordina da un fornitore cipriota, che compra a sua volta la carne da un distributore olandese. Dall'Olanda vengono mandati, al posto dei bovini, cavalli vivi ad un macello in Romania. Il mattatoio rumeno poi manda la carne macellata allo stabilimento francese, che la invia in Lussemburgo, dove finalmente viene trasformata in hamburger e poi spedita a Tesco. Gira la testa anche a voi, eh? Il tutto per comprare la materia prima dove costa meno. Ma in questo grande giro diventa difficile tracciarne la provenienza e facile spacciare un prodotto per un altro. Questo lascia carta bianca alla frode e mi fa chiedere: ma quindi il nostro cibo come arriva? Per capirlo, siamo andati in Olanda, nel centro nevralgico del trasporto alimentare. Il porto di Rotterdam. Lungo 42 chilometri è il porto più grande d'Europa ed è cresciuto di pari passo ai nostri consumi. After the Second World War, the port was too small and we start extending. Then the number of containers were increasing tremendously. Lui è Peter van de Laar, il direttore di Rotterdam Fruit Wharf, una delle principali ditte di import-export di frutta in Europa. Ogni anno passano attraverso questo porto circa 30.000 navi cargo. E tutto questo è stato reso possibile dall'avanzare delle tecnologie, come il container che è stato introdotto negli anni 50. Con il container refrigerato è stato possibile industrializzare il trasporto del cibo, che oggi viene spostato, principalmente via mare, da una parte all'altra del pianeta. In Europe we have more than 400 million people who need to have the foodstuffs, and it's all coming through the port of Rotterdam for the biggest percentage. In Europa importiamo per lo più frutta. Solo nel 2020 ne sono arrivate 27 tonnellate al minuto. All'inizio del suo viaggio, dopo essere stata raccolta, passa per un controllo qualità fatto dal produttore. Durante il viaggio i frutti vengono separati e messi a dormire e l'ossigeno viene sostituito con l'azoto per ritardare la loro maturazione. No apples and kiwis together. Because apples are producing ethylene gas, mm-hmm. ethylene gas,
start the ripening process immediately of the kiwis. Dopo settimane di viaggio, arrivano da Peter. We check temperature. If the temperature is up to the requirements of the fruit, nothing happens. Eh? We do the phytosanitary inspection, and when that is done, the goods can be picked up to go free into Europe. This can be loaded. Yeah. Then we start discharging the pellets into the cold store and we give away the empty container to the depot. L'ultimo passaggio sta alle ditte di trasporti su gomma, che lo consegneranno direttamente ai supermercati. You see Lithuania, you see Poland, and you see Italy. Facendo ricerca però ho trovato questa mappa e mi sono resa conto che quando parliamo di come arriva il cibo non si può parlare solo dei suoi spostamenti, ma bisogna anche tenere conto di tutto quello che serve per produrlo. Per capirla meglio ho parlato con il professor Rob Swidwick, esperto di catene di distribuzione globali. Anything that you'd like to associate with this red meat is dependent on whatever happens here. What we get is a web of connections. Chemicals are maybe produced here, but they will also source from different parts of the world, creating this web of connections, and it's getting confusing, and that's exactly the point. Così tante cose devono viaggiare perché la produzione è diventata sempre più specializzata. La maggior parte dei semi mondiali è sotto il controllo di solo 4 società. La metà dei formaggi del mondo è prodotta con batteri o enzimi di un'unica azienda. Una birra su 4 è sotto il monopolio di un unico produttore. Il Brasile è responsabile per il 50% delle esportazioni di zucchero e 5 paesi rappresentano quasi il 70% delle esportazioni di grano. In altre parole, una sola manciata di paesi e di aziende hanno il monopolio del commercio globale di alcuni prodotti. Oggi ci siamo di fronte a un fenomeno bestiale di delocalizzazione dell'agricoltura, quindi noi mangiamo cose ovviamente coltivate dall'altra parte del mondo. Questo sistema così complesso e industrializzato non è da demonizzare. Abbiamo sempre accesso a cibo che proviene da tutto il mondo in condizioni perfette e i paesi non devono più preoccuparsi di produrre internamente tutto il cibo di cui hanno bisogno. Tutto questo grazie a un sistema estremamente efficiente e controllato, che però è tanto efficiente quanto fragile. We do realize that those fantastic global supply chains that we have built also show some risks that are difficult to control. Yeah. And are difficult to oversee. Nel giro di solo 2 anni, una crisi sanitaria, una logistica e una politica hanno mostrato che questo sistema è un ingranaggio che può incepparsi per problemi che spesso non possiamo prevedere. Prendiamo per esempio l'invasione russa dell'Ucraina. L'Ucraina era chiamata il granaio del mondo. Rappresentava più del 30% di tutte le importazioni di grano in Europa. Ma quando la Russia ha bloccato le esportazioni, ha trattenuto la principale fonte di sostentamento di molti paesi. Il problema globale di questa crisi, però, è stato l'aumento dei prezzi del gas. Which makes almost impossible that exporters of bananas, for instance, can continue to have a profitable business. E in questa situazione i prezzi del cibo non possono far altro che salire. Then we have to stop our business. Le crisi sono solo la punta dell'iceberg dei problemi legati a questo sistema. Ma ce ne sono ben altri, noti da tempo, che però non abbiamo ancora risolto. Lo spreco alimentare è forse la questione più importante. Ogni anno buttiamo un terzo di tutto il cibo che produciamo. Quasi la metà degli sprechi avviene prima che il cibo arrivi nei supermercati.
Nell'Africa subsahariana, per esempio, si sprecano ogni anno 165 kg di cibo per persona, ma soltanto 5 di questi sono sprecati direttamente dal consumatore. Il resto viene buttato prima che possa acquistarlo. In Europa le proporzioni sono molto diverse. Ogni anno per persona di chili se ne sprecano 280, di cui però il consumatore ne spreca direttamente 100. L'altra cosa che possiamo vedere da questo grafico è che le perdite di cibo prima di arrivare al consumatore sono più o meno omogenee in tutto il mondo. Ma le perdite lungo la filiera avvengono nei paesi poveri per mancanza di infrastrutture, come trasporti e refrigerazione, mentre nei paesi ricchi per standard esagerati che ci fanno scartare tutto quello che non è perfettamente in linea con i nostri gusti estetici. Un altro problema è quello delle emissioni. Questo studio ha calcolato l'impatto di tutta la filiera, inclusi i macchinari e le materie prime che servono per produrlo. Il risultato è che i trasporti oggi rappresentano circa il 20% delle emissioni totali del sistema alimentare. E come al solito, la maggior parte di queste arriva dai paesi più industrializzati. On the one hand, the system is causing emissions and thereby impacting climate change. On the other hand, climate change is also impacting the system, especially the food system. And that could be indeed a vicious cycle, because you are creating a lot of emissions and not creating so much food. Un altro grande problema è quello della frode e dell'illegalità. Quello che è successo con Tesco e con la carne di cavallo non è certo un caso isolato. Uno studio condotto su larga scala ha mostrato che in Europa un pesce su tre non corrisponde a quello dichiarato sulla confezione. Negli Stati Uniti hanno trovato polpa di legno al posto del parmigiano. Ma il capitolo più nero della frode alimentare si è visto nel 2009, quando Stuart Parnell ha deliberatamente venduto burro di arachidi contaminato da salmonella in 46 stati, uccidendo 7 persone e facendone ammalare centinaia. Basta una persona che cerca di prendere una scorciatoia per arrivare a conseguenze catastrofiche. E il tema che lega tutti questi problemi è quello della responsabilità. Perché in un sistema così intricato è più facile farla franca. Per esempio, scaricando la colpa su qualcun altro per nascondere i propri errori. L'Unione Europea sta provando a trovare una soluzione e sta valutando una legge che riterrà chi vende il prodotto finale responsabile di quello che succede lungo tutta la filiera. Il problema però è come sia possibile applicare una legge di questo tipo in un sistema che rimane essenzialmente opaco. When the food comes in and you pick it up, how much can you see of the chain that the food has gone through up to that moment? For us, nothing. Per risolvere il problema della tracciabilità è stata proposta la blockchain. La blockchain è la tecnologia che ha reso possibile creare trasparenza tra tutte le transazioni nel commercio di Bitcoin. Chi la propone per il sistema alimentare dice che potremmo creare un registro trasparente per tutti i passaggi che avvengono lungo la filiera. Ma il problema, quando si hanno problemi di tracciabilità, non è solo nella parte digitale, è soprattutto nella parte fisica. Il cibo è fisico e quindi ci sarà sempre qualcuno che dovrà tradurre l'informazione dal fisico al digitale e viceversa. Quello che potrebbe succedere è che in maniera più o meno fraudolenta il frutto o l'hamburger di manzo vengono associati a un'etichetta che è sbagliata consapevolmente o inconsapevolmente. La blockchain non mi permette di garantire che la qualità del dato è corretta, mi permette solo di creare un registro condiviso tra le parti, non modificabile. L'altro cavallo di battaglia, di cui si sente parlare come soluzione ai problemi, è il chilometro zero. Ma dopo quello che abbiamo visto, che cosa si può definire locale? So that's an interesting question. Of course, if you grow a certain food, you might say the food is grown locally. But to claim that that everything that you needed to produce that is sourced locally would maybe to be too one step too far. Se io coltivo a chilometro zero, quindi accanto alla mia casa, delle fragole a gennaio all'interno di una serra riscaldata, illuminata, io sto usando una quantità di risorse che non è sostenibile.
E poi, proprio perché siamo profondamente dipendenti gli uni dagli altri, è impossibile pensare a una soluzione per cui ogni paese produce tutto per sé. I think it's important to diversify, to do local production next to global production. Quindi deve essere, per esempio, integrato con un discorso di stagionalità. Mangiare quello che la terra è in grado di donarti in quel momento dell'anno. Ma se pretendiamo che tutti gli anelli della filiera si prendano le proprie responsabilità, anche noi dobbiamo prenderci le nostre. Capire come arriva il cibo e quali sono i problemi legati ai nostri sistemi di distribuzione mi ha fatto riflettere su come contribuisco io stessa ai problemi di cui ho parlato e soprattutto cosa potrei fare per iniziare a risolverli. Per esempio, potrei smettere di dare così tanto peso all'estetica del cibo. Potrei cercare di sprecare il meno possibile, comprando solo quello che so che riuscirò a mangiare. Poi è vero che non tutti abbiamo le stesse possibilità di scegliere e di cambiare i nostri consumi. Ognuno di noi può fare una valutazione di quanto contribuisce al problema e quante abitudini potrebbe cambiare. Capito questo, serve la volontà. E non importa quanti passi riusciamo a fare, l'importante è iniziare. In questa storia non abbiamo parlato di chi rende possibile tutto questo sistema. I lavoratori. Per capire meglio cosa c'è dietro, siamo andati a conoscere chi davvero paga il prezzo di quello che mangiamo. Hear what I say, ain't got me no love.